È stato proiettato ieri, giovedì 26 aprile, al Supercinema di Venaria Reale, lo spot Aspettando il Giro. Una bellissima serata fatta di momenti magici, così come ha rimarcato l'assessore Antonella D'Afritto. Siamo al Supercinema questa sera dopo essere stati annunciati anche dalla televisione, quindi siamo molto emozionati, soprattutto perché i ragazzi questa sera vedranno davvero realizzarsi un sogno. Dopo 2 mesi di riprese in città con Venaria Reale che è diventata un set a cielo aperto dal Borgo Storico a Piazza Petitti, al Lungo Ceronda, alla Reggia, a tantissimi luoghi anche sconosciuti dal Kralsnia ad altri che vedrete questa sera. Abbiamo potuto, insieme a 200 cittadini che si sono davvero improvvisati attori per 6 giorni con dei risultati secondo noi stupefacenti, sono nati a costo zero 2 spot per il territorio con la cittadinanza protagonista. È il primo esperimento di questo tipo sicuramente da parte di un'amministrazione pubblica di un comune italiano. Quello che voglio dire è che i ragazzi tirocinanti di quella che è la nostra nuova factory della creatività, che ha preso in qualche modo il posto dell'Informa Giovani, hanno potuto fare un'esperienza concreta e reale di lavoro, lavorando anche questa volta non solo con i loro tutor che normalmente li seguono, ma con un tutor special guest di eccezione, un regista e montatore torinese, Pino Gadaleta, che si è proposto di sostenerli, di aiutarli e di sviluppare questo progetto con loro a titolo gratuito. Speriamo che questo non sia solo, come dire, un progetto, ma che possa nascerne altri. Questo è il primo momento del mese di Aspettando il Giro che in qualche modo ci consentirà di tingere la città di rosa aspettando il Giro d'Italia per la tappa Venaria Reale Bardonecchia che ci sarà il 25 maggio. Questa sera abbiamo anche in sala il sindaco di Bardonecchia, il direttore della Film Commission che si è molto incuriosito di questo progetto e tantissimi cittadini curiosi di vedere che cosa in qualche modo è venuto fuori. Grazie davvero a tutti per essere tanti qui stasera. Orgoglio per il sindaco Roberto Falcone. Una grande soddisfazione perché questi spot permetteranno di mettere ancora più in luce quelle che sono le caratteristiche di questo territorio, fatto da personaggi di serie A veramente, che hanno collaborato insieme come una vera squadra al raggiungimento di un obiettivo che darà ancora più visibilità appunto alle bellezze di questo territorio. Come accennava prima l'assessore D'Afritto, questa sera abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi il sindaco di Bardonecchia, che invito qua insieme a noi in modo da Gentilissimo. poter completare questa intervista. Anche perché la tappa sarà Venaria Reale Bardonecchia. Esatto, quindi abbiamo l'inizio e la fine di questa meravigliosa tappa. Mi corre l'obbligo di un ringraziamento particolare per il mio assessore che ha ideato e ha avuto la forza di sostenere questa iniziativa, per cui speriamo che sia di grande piacere, di grande per tutti quanti quelli che assisteranno questa sera allo spettacolo. Alla proiezione è intervenuto anche il sindaco di Bardonecchia, Francesco Avato. Innanzitutto godendo di questa collaborazione che è iniziata, che speriamo possa essere molto produttiva, perché si tratta di due località che hanno caratteristiche fra di loro evidentemente molto diverse, ma che invece possono magari scoprirsi come complementari. Ma questo è il nostro auspicio, che la tappa del Giro d'Italia in realtà mette in evidenza, ecco, una liaison, un rapporto che ci auguriamo sia un rapporto proficuo da qui in avanti. Non poteva certo mancare l'assessore regionale allo sport Giovanni Maria Ferraris. Beh, assolutamente orgogliosi e protagonisti. Piemonte ha sempre dimostrato in questi 101 anni di essere avanti, intanto perché la bicicletta è arrivata qua, per primo in Italia, e poi per di avere dei grandi campioni che hanno fatto la storia del ciclismo dello scorso secolo. In questo secolo rilanciamo il ciclismo come sport popolare, come sport che appassiona tutti, amanti e solo vicini di casa, ma sicuramente è anche l'occasione per far apprezzare le nostre montagne, le nostre ricchezze. Le tappe che avremo in Piemonte saranno anche delle tappe verso la fine del giro, decisive certamente per quelli che sono i risultati dei campioni e le chance che possono avere per portare a casa il titolo. Quindi emozione sull'emozione, evento sull'evento. La tappa che parte
da Venaria e arriva a Bardonecchia, sarà una tappa di grande livello agonistico con 4.700 metri di dislivello, studiata apposta per far conoscere tre vallate, la Valle di Lanzo con lo scollinamento dal Colle dell'Iss, arrivando in Val di Susa, salendo verso Susa e di nuovo per risalire da Meana e arrivare al Colle delle Finestre. Il passaggio sulla cima Coppi per poi risalire a Sestriere, scendere verso Ulzio e arrivare alla meta, allo Jafor a Bardonecchia. Questa sarà una tappa, credo, decisiva, così come molto interessante la tappa del giorno prima che ci porta a Prato Nevoso con 13 tornanti che sono stati pensati dando un nome a ogni tornante, un nome di uno dei campionissimi del nostro ciclismo, e per poi ripartire il giorno dopo ancora da Susa, ripercorrere la Val di Susa e salire verso la Val d'Aosta passando al Canavese e dai nostri ultimi comuni, tra cui Quincinetto e Carema. Insomma, un Piemonte che offre veramente una dimensione unica per il ciclismo, per le sue bellezze, per le sue rarità, ma un invito a venire a trovarci, un invito a venire a provare questi luoghi anche in bicicletta. È un'occasione importante, in un palcoscenico di eccezione, la Venaria Reale, di presentare il Giro d'Italia, una tappa che sicuramente entusiasmerà, ma questa sera l'occasione è anche quella di vedere un'iniziativa molto originale organizzata dall'assessorato alla cultura, al turismo e allo sport e dal sindaco del comune di Venaria, iniziativa che sicuramente lascerà spazio a raccontarsi da sola questa sera, ma sicuramente anche ad essere raccontata da tutti noi nel tempo. Coinvolge i cittadini di Venaria, coinvolge la popolazione in una grande festa rosa, una grande festa di popolo, qual è anche il ciclismo.